Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video da me, ragazze in pigiamata. Siamo tra amiche. Madonna santa. Ok, amiche, però cioè, almeno un po' i capelli potevo sistemarli. Comunque, domani mattina devo andare a buttare via le immondizie, sto facendo il turno di mattina e sono stra piena di plastica, quindi smaltiamola un po'. Questo è un video in collaborazione con Serena del canale Sere Channel. Come al solito nell'info box, poi vi lascio il link al suo canale. E ragazze, parliamo di detersivi finiti. Mettetevi anche voi il pigiama, così siamo più collegate. E veniamo a noi. Ho proprio appena caricato una lavatrice e ho terminato l'anticalcare Nonna Papera, lavatrice 60 lavaggi, devo averlo preso. Boh, qua dice Made in Italy, non mi ricordo se l'ho preso da Risparmio Caso o da Tigotà. Comunque, un buon anticalcare, nel senso, a livello di profumazione. Sapeva da detersivo. Sapete che a volte ci sono quegli anticalcare che perfino puzzano. Invece questo qua, tutto sommato, non era male, sapeva di detersivo, di buono. Spero abbia fatto qualcosa, ecco. Speriamo che poi... Scusate, ma me lo sono anche spalmata nel naso. Qua dice acqua dolce un tappo, due tappi, acqua media, acqua dura tre tappi. Io ne mettevo un tappo se lo utilizzavo in ogni lavatrice. Se in verità mi dimenticavo di utilizzarla, alla seconda volta che facevo la lavatrice mettevo due tappi, mi regolavo così. Comunque devo dire che a livello di profumazione mi è piaciuto, spero abbia fatto anche qualcosa. Fior di loto ammorbidente, questo l'avevo preso da Veronica. Sì, da Veronica, la ragazza che ha la bancarella in Sicilia. Questo qua infatti è prodotto distribuito dal saponificio Desi di Catania. Rivitalizza le fibre dei tessuti dando al bucato una soffice morbidezza e un gradevole profumo di pulito. Fiore di loto dona la freschezza e la morbidezza dei petali di questo delicato fiore, anche la biancheria indurita dei detersivi. Allora, che... fatalità, ho le lenzuola qua. Che i tessuti siano un po' più morbidi, ok. Vabbè. Però, ragazzi, non sapeva da niente. Dico la verità, mi aspettavo proprio un ammorbidente che profumasse di più, anche perché è un ammorbidente che non costa un euro, ecco. Mi aspettavo profumasse di più. So che tante l'avevano super promosso. Boh. Io penso il flacone di tenerlo, se dovessi andare di nuovo a comprare i detersivi alla spina, questo mi è comodo, però ragazze, bah. Ho messo adesso in utilizzo, ma è la seconda volta che lo utilizzo, mela e cannella. L'edizione è natalizia, l'ho presa oggi da Rossetto, l'ho trovata a 2,50 euro, forse perché appunto l'edizione è natalizia, lo stand era pieno, c'era vaniglia e biscotto che ce l'ho in uso in camera, ma non mi piace. Questo qui invece mela e cannella, devo dire che era molto buono, ecco del perché ne ho approfittato a ricomprarlo e l'ho messo appunto già in uso. Ho finito queste spugne vegetali antigraffio della Mr. Green, le ho trovate al Lidl, delicate in cellulosa antigraffio con sisal naturale. Spugna vegetale, non sapevo dell'esistenza di queste spugne ecologiche. Comunque, ragazze, non male, devo dire che lavano bene. Io sto lavando i piatti a mano perché, ahimè, non ho più la lavastoviglie. E devo dire che puliscono bene, non graffiano né niente. Poi ho terminato questa candelina qua della Airwick Summer Blumen, in tedesco, Kleine Kerze Petit Bougie. No, Petit Bougie è francese, Kleine Kerze. Candela piccolina ai profumi di fiori d'estate, summer, sì, fiori estivi, insomma, candela piccolina, ragazze, mamma mia, mi ricordo ancora il tedesco, meno male. Comunque, buona da spenta, da accesa, pensavo meglio perché di solito, sto parlando di questa, se non ve la faccio vedere, non parliamo di niente. Di solito le Airwick profumano. Candelina piccolina, ne ho un'altra che me l'ha regalata sempre una collega. Devo dire, ci sono rimasta un po' di cacca perché pensavo, speravo in una profumazione più strong, considerato appunto il marchio. Poi ho terminato l'Outs 3 in 1, presidio medico chirurgico disinfettante per superfici e tessuti d'arredo, elimina gli odori. Io questo qua ce l'avevo
nell'armadietto al lavoro che mi rinfrescavo la divisa, scarpe, armadietto e quant'altro. Mi piace, ce l'ho sempre, non posso rimanere senza scorta, infatti ne ho uno in scorta e uno in utilizzo. Poi ho terminato questi profumatori qua, questo me l'aveva mandato al cocco, l'ho messo nell'armadio, l'Arbre Magique me l'aveva mandato Serena, ciao Serena, grazie perché amo il cocco e amo gli Arbre Magique, sapete ormai che li metto negli armadi per i vestiti e dovete provarli perché funzionano. E poi da Dank Meat, pagato 99 centesimi, 2 in 1, questo deodorante per ambienti. Io l'ho messo, ragazze, nel sacchetto, nel contenitore della plastica, dove poi metto la plastica, insomma. C'è un contenitore, poi ovviamente io ho i sacchetti della spazzatura classici e tra il contenitore e il sacchetto c'è il deodorante perché a volte la plastica, se magari c'è la confezione di carne piuttosto che di pesce, tende un po' a puzzare. Citrosin, salvette, multisuperfici igienizzanti, senza arte né parte, non mi hanno entusiasmato, però devo dire che comunque loro lo fanno, sono ben bevute, anzi a volte anche un po' di più, però non lasciano assolutamente aloni, sapone né niente. Questa qua, tra le altre, è con vere essenze di eucalipto, infatti è abbastanza forte, sa proprio da mentolato ed è biodegradabile. Una super scoperta che mi hanno regalato e ho intenzione di andarle a comprare. Io non sono tanto amante del Cosar Vetri perché ho avuto delle esperienze proprio che, pessime dove mi lasciavano gli aloni, proprio una patina quasi unto di alone. Però in verità queste salviette qui sono state la svolta. Super comode, purtroppo ho il tavolo in vetro, eccolo lì, e di conseguenza ho ore e per evitare che. Prendi lo spray, prendi la carta, eccetera, eccetera, passavo la salvietta e boh. Comunque ho pulito anche gli specchi e devo dire che vetro, tavolo in vetro e specchi vengono pulitissimi senza alone assolutamente, tessuto biodegradabile in fibre di origine vegetale. Voglio andarla a comprare perché devo dire che sono fantastiche. Poi ho terminato della Coccolatevi questo profumo a biancheria. E la casa all'argan non mi è piaciuto più di tanto perché secondo me non sapeva da niente. Mi dispiace, ma la profumazione all'argan non mi piace. Io di coccolatevi ho in spray, però sandalo e ambra o ambra o solo sandalo ed è molto buono. Questo qua usato così, sì, una profumazione fresca, però poi sui capi zero persistente, proprio zero, zero assoluto. Ho finito questo, ragazzi, lo amo, voglio andare a fare scorta. L'avevo preso da Tigotà, Mr. Myers Clean Day, linea Aroma Therapy. Questo sapone piatti rimuove il grasso, biodegradabile, vegano, non testato sugli animali, con olio essenziale, ma ha la profumazione peonia. Questo mi è piaciuto da morire. Ho intenzione di provare anche le altre profumazioni, era costato un po', comunque sono 473 ml. Ma ragazze, mi sembrava di avere nella cucina una peonia, un bouquet di fiori. E si sente tantissimo ancora adesso. Devo dire, buono, 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 buono. Lascia una profumazione spettacolare. Voi vi stareste domandando, sì, ma nei piatti la profumazione? Allora, una volta risciacquato, non si sentiva assolutamente più. Quindi, comunque, non andate a ingerire o. Non vanno ad attaccarsi, cioè la profumazione non va ad attaccare gli alimenti. Ecco, buona perché comunque, qua dice fragranza inebriante, non puoi non amarla, così intensamente profumata riempie la tua casa di sensualità e dolcezza. Devo dire, davvero buona. Comunque, pulisce bene e ripeto, la profumazione poi non rimane. Ho finito il Vicinet Natural Power, questo qui è certificato Ecolabel, io mi trovo bene, quando lo trovo in offerta lo compro, rimuove il calcare, pulisce e igienizza il WC, fresco profumo, devo dire che è valido. Ho finito spuma di champagne ammorbidente concentrato, soffio d'oriente, profumo da indossare, profumo, questo qua a lunga durata. Rispetto a quell'altro all'argan nel pack più scuro che avevo terminato una vita fa, questo mi è piaciuto, ma meno, nel senso che la profumazione è molto buona. Sa proprio da fiori, da oriente, da spezie. Buono. Però l'altro all'argan, secondo me, era più persistente nei capi. Sarà che l'ho abbinato a questo qui. E quindi andava un po' a smorzare la profumazione.
Oppure, non lo so, sarà che la profumazione magari è meno persistente. Comunque devo dire, ragazzi, che sono degli ottimi ammorbidenti. Costano una miseria perché io li avevo presi a 99 centesimi. Metti che adesso saranno 1 euro, 1 euro e 10 in offerta. Però, ragazzi, durano più di 30 lavaggi, ne bastano poco, non fanno schiuma, non lasciano quella patina appiccicosa che alcuni ammorbidenti lasciano sui tessuti. Devo dire che questa linea qua dei profumi d'autore, diciamo, da indossare, di spuma di champagne mi è piaciuta molto molto, ve li consiglio perché sono dei validissimi ammorbidenti. Poi ho finito il detersivo Delfino lavatrice, devo averlo preso sempre da Veronica Orlando, Orlando Veronica, sì. Igienizzante, questo qua ha un colore blu, l'avevo preso anche per mia mamma, poi mia mamma me l'ha restituito perché lei aveva paura che la colorazione blu macchiasse gli abiti. In verità no, ragazze, è molto blu, è molto colorato, diciamo così. Ma vi assicuro che io lavavo tranquillamente i bianchi, non rimaneva neanche un alone, neanche zero. Buono, sa da fresco, sa da detersivo normale, diciamo così, e secondo me comunque lavava anche molto bene. Ho un'altra confezione. Ecco quello che vi dicevo, il profumo questo qui, che non mi è piaciuto molto, biscotto e vaniglia. Perché si sente poco, devo dire che questo qui della Lenore, dell'Ambipur, scusate, questo Ambipur qua è meno persistente di tanti altri. Ho terminato il catturapolvere della Smac, queste salviette tipo Swiffer, diciamo così, ragazze, sono una bomba. Le avevo trovate in offerta in un pacco di gigante, infatti 10 di più, oltre 10 tipi di sporco, no, ma era proprio un pacco gigante. Formato tipo convenienza e devo dire che buonissime, ve le straconsiglio perché meritano, il tessuto è spesso e catturano davvero davvero davvero, nulla da invidiare allo Swiffer. Ho in utilizzo questi due profumatori, uno della Sweet Home al sandalo e l'altro del DM, Dio solo sa a che profumazione, Aria Fresca di Bosco. Allora, Aria Fresca di Bosco non sa da una mazza. Più che Aria Fresca di Bosco è una mazza. Mentre questo qua della Sweet Home mi sta piacendo davvero tanto, ce l'ho in utilizzo da un bel po', è quasi finito, ecco perché ve lo inserisco qua, perché ha proprio una buona profumazione di sandalo, di aromatico, di etnico come piace a me, quindi fantastico, andrò a ricomprarlo. E per ultima, ragazze, ho finito. Dico finalmente perché purtroppo era la mia candela preferita, però non si può avere ancora la candela di Natale adesso, ma ho finito la mia Gingerbread Pan de Peace Petali. Petali, io pensavo di averla presa da Eurospin, questa candela. In verità l'avevo presa da Tigotà, ho ritrovato un video dove lo dicevo. L'ho presa da Tigotà, l'avevo pagato 5 euro, mi ricordo ancora il video. Ragazze, è una bomba, io spero di ritrovarla anche quest'anno. 510 grammi, nulla da invidiare alle Yankee Candle, la confezione è fantastica, adesso andrò a buttarla via perché ragazzi, io sono sì, piena di queste confezioni qua, non lo so, magari la terrò per un po' per capire se ci posso fare qualcosa. Comunque, ragazze, questa profumazione è spettacolare. A volte dovevo addirittura spegnerla perché se stavo mangiando era terribile, nel senso terribile, la profumazione era talmente intensa, talmente forte che non si riusciva a capire cosa si aveva nel piatto. Buonissima, vi riempiva la casa di profumo, davvero buona da spenta e molto molto buona anche da accesa. Devo dire che questa candela qua mi ha regalato grandi soddisfazioni sia come coccola sia come profumazione, ma poi una miseria di prezzo, assolutamente super contenta. Voglio provarne altre e spero di ritrovare anche questa qui perché sapete che per me non c'è Natale senza il gingerbread. Bene, ragazze, questo è quanto. Io vi mando un bacio grande, vi ricordo poi di andare nell'info box per vedere anche il video di Serena e ci vediamo al prossimo video.